17 aprile 2023. Santa Caterina di Cacchevita, la prima santa canadese, vergine, nata nel 1656 e morta nel 1680 a Saint-Louis, nel Canada. Per forza la volevano sposare, in tutti i modi la volevano costringere, ma lei ormai si era data a Gesù. E così, nonostante poi tante malattie, specialmente la cecità, la sua vita fu tutta di Dio. Il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 1-8. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne sente la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Parola del Signore, lode a Dio Cristo. Si sa che nasciamo una volta sola, ma con la pesante eredità del peccato originale. Cioè nasciamo come figli poveri, desolati, miseri, lontani da Dio. Il rinascere di nuovo, in maniera non naturale ma soprannaturale, è stata necessaria la passione, la morte in croce di Gesù, da dove scadeva dal suo fianco acqua e sangue. Dirà San Giovanni, non con acqua soltanto, ma con Spirito Santo e sangue. Perché l'acqua che riceviamo nel battesimo è segno di purificazione, ma è lo Spirito Santo che qualifica questa purificazione e ci fa partecipi della natura divina, ci fa diventare fratelli di Gesù e figli di Dio. Così il progetto di Dio non è più vanificato dalla superbia umana o prima dalla superbia di Lucifero, ma dall'obbedienza fino alla morte di Gesù come uomo e come Dio, che ci porta a rinascere di nuovo, a darci la vita nuova. Passiamo dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, grazie a Dio, a Gesù e allo Spirito Santo. Che grande gioia sapere che col battesimo siamo figli di Dio. Certo, c'è un battesimo con acqua che riceviamo, ma c'è un battesimo di sangue col martirio, anche se non c'è l'acqua. È un battesimo di desiderio per tutte le persone di buona volontà che si comportano così bene che se sapessero che Dio li ama tanto, che vuole i suoi figli, ecco già sono
battezzati e sono figli di Dio. Dio ha dato la sua vita per tutti gli uomini, senza differenza di persone, direi ancora, di religioni o di altro tipo di vita. Importante avere un cuore sincero, come dice San Paolo, credere in Dio e nella sua giustizia. Il Signore sia con voi. Signore, vi custodisce e vi protegga. Signore, faccia risplendere su voi questa volta e vi dia la sua misericordia. Signore, volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi come rimanga sempre. Specialmente su quelli che ancora non credono in Dio, su quelli che credono in Dio, ma non hanno tanta fiducia, e specialmente per i sofferenti di vario modo, perché trova in noi la testimonianza che siamo figli di Dio e che ci affidiamo completamente al Papà, che ha tanta generosità, tanta misericordia, che non bada tanto alle disobbedienze dei suoi figli. Ci facciamo aiutare dall'Immacolata, San Francesco, Sant'Antonio, la vista Santa Carla Canadese, Santa Caterina, tutti i santi e gli angeli, nel campo San Michele Arcangelo, San Gabriele, San Raffaele. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.